comincia anche a far vento. Non mi faccio mancare niente oggi. Niente ragazzi, vado ad annullare. Sono nuovamente qui dal punto dove avevo abbandonato e adesso mi aspetta una bella salitina su per di là. Ci sono quasi, ma ovviamente comincia a piovere. Eccolo, qua volevo portarti. Veramente non riesco a concepire chi mi viene a dire che queste condizioni meteo non sono buone per fare fotografia, ma sono spettacolari, non sono buone. Buongiorno amici, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi le previsioni del tempo davano pioggia o comunque molto molto nuvoloso. Speriamo di essere un po' fortunato perché vorrei andare su per di qua per scavalcare lì e portarti su un posticino abbastanza bello. Non è un percorso difficile, nemmeno lungo, ma dovrebbe essere molto interessante dal punto di vista fotografico. Vediamo se un amico viene a trovarmi prima di partire e dopo vado su. Purtroppo sta piovendo, ma non mi scoraggio, vado avanti lo stesso e chissà che magari mi grazi e non peggiori, ma piuttosto migliori un pochino o perlomeno smetta di piovere. Speriamo. Come inizio non è per niente male, San Martino di Castrozza, passeggiata semplice e già mi trovo sto ruscello. Bello. Questa uscita è stata fatta totalmente senza pianificazione, o meglio ovviamente sapevo di venire qui, mi sono posto un obiettivo, raggiungere dei laghetti, però non so cosa mi troverò lì, non so cosa riuscirò o potrò fare e ho preferito questo approccio piuttosto che partire con delle aspettative per poi magari non vederle soddisfatte. Potrebbe essere un approccio interessante sia per mantenere interesse in quello che sto facendo e non essere troppo vincolato al risultato che voglio andare a ottenere. Sentiero 348, laghi di Colbriccon, Passorolle. E non mi resta che salire, iniziare la camminata, ma non dovrebbe essere tanto difficile. Guarda qui, non so se le vedi, tre margheritone nell'acqua. Mi lascio alle spalle sta bella vista perché adesso entro dentro il bosco. Il percorso però è ben battuto. Uscito dal bosco, eccomi qua, bel panorama. Caratteristiche interessanti di questa uscita fotografica, la prima te l'ho già detta, non l'ho pianificata a fondo, sapevo di venire qui, so dove voglio arrivare, non so cosa trovo in mezzo e quindi è tutta una sorpresa, molto bella sta cosa. Secondo aspetto interessante è il fatto che sono uscito solo con la Fuji X4 e il suo 16 mm su APS-C. Come ho già scritto in social, ho venduto la Canon EOS R5, ho ottenuto gli obiettivi, deciderò cosa fare, ma voglio qualcosa di più portatile e leggero. Però adesso mi concentro su questa scena perché c'è qualcosa di interessante secondo me. Ecco qui cosa mi piace di questa scena, la strada sicuramente, il percorso che porta lo sguardo alla montagna, c'è un bel contrasto luminoso con il cielo che però c'è del dettaglio perché ci sono delle nuvole, però è più chiaro e questa zona è un po' più scura, ma soprattutto questa fascia scura del bosco in mezzo, questa è una tonalità media e strada chiara qui. Secondo me la composizione ci sta bene, magari in verticale, e adesso proviamo a farla con la Fuji. La pioggia sta rompendo un po' le scatole, ho qui il Keyway ma non voglio metterlo perché
si suda tantissimo col Kiway mentre si cammina, si va in salita. Finché ci riesco evito di metterlo su, mi tengo il cappellino che mi ripara un pochino, lo zaino non ha problemi, la Fuji un po' meno, speriamo tenga. Visto che non accenna a smettere di piovere, da adesso utilizzerò solo il microfono della GoPro, mi sono messo il Kiway e andiamo avanti. So già che con questo impermeabile suderò come d'estate e umidità 90%, ma non importa. Ho messo via la Fuji perché, se non ricordo male, non è adatta nemmeno a sopportare schizzi d'acqua, quindi meglio evitare di rovinarla, anche perché è messa qui sullo spallaccio verso su, rischio magari di rovinarla. Tanto non penso ci sia tanto a fotografare da qui fino ai laghi. In alternativa potevo prendere quelle navette lì e ci arrivavo in un attimo senza prendere la pioggia. Ma che gusto ci sarebbe andare lì senza fare un po' di camminate in mezzo al bosco. No, non è la stessa cosa. In fondo c'è anche un laghetto, magari dopo vengo giù per quella strada lì e ci passiamo a fianco. Adesso continuiamo. Niente ragazzi, vado ad annullare l'uscita perché sta peggiorando sempre di più, comincia a far freddo, le previsioni non danno dei miglioramenti ma anzi dei peggioramenti. Sono a metà strada, non mancava tanto, ma arrivare lì per poi non poter far nulla, c'è la visibilità ridotta, avrei perso il paesaggio. Magari sono scuse queste che adesso sto tirando fuori, ma in realtà trovo insensato andare avanti per nulla, quindi me ne ritorno indietro. Comincia anche a far vento, non mi faccio mancare niente oggi. Ah. Non so se si vede con l'obiettivo della GoPro perché è totalmente bagnato e ho le mani bagnate, non riesco a pulirlo, ma guarda che nuvoloni. E adesso qualcuno potrebbe dirmi: ma Alessio, cosa fai adesso in questi casi dove hai fatto un'uscita, dovevi fare dei video e alla fine è andata male perché ho dovuto rinunciare? E beh, ne approfitto in queste giornate, specie perché poi danno per tutto il giorno, così non migliora. Generalmente ne approfitto per fare sopralluoghi o cercare sulle mappe se ci sono delle zone qua attorno, vado a visitarle per capire se ci sono dei posti dove fermarsi col van, se sono percorsi difficili, facili da raggiungere, e quindi ne approfitto in questo senso. Ed è quello che farò oggi perché sono totalmente bagnato, ma veramente, anche sulle mutande sono bagnato. E niente, non mi resta che fare questa cosa. Queste giornate sono così, non sempre le ciambelle escono col buco. Come ho detto anche nel precedente video, quando si fa fotografia di paesaggio è più probabile di non riuscire a portare a casa il risultato, specie se vogliamo cercare dei contesti particolari. Dopo, se aspetti la giornata di sole e vuoi fare la foto col sole, vabbè, lì è un po' più semplice, diciamo. A mio parere però queste continuano a rimanere le giornate più belle per fare fotografia. Nel video che avevo fatto ai laghi di Tarvisio, qualcuno mi aveva scritto nei commenti: eh beh, non è che proprio siano le giornate migliori quelle con la pioggia. Per me sì, dopo oggi era praticamente impossibile riuscire a far foto, però se c'è la pioggia poi sballa un pochino, ci sono dei laghi, c'è atmosfera, a me piace, perché queste nuvole che arrivano come prima, beh, diventa tutto molto più suggestivo. Ciao amici, sono nuovamente qui dal punto dove avevo abbandonato, le condizioni meteo sono migliorate, ho deciso di ritentare da dove ero arrivato, adesso vado avanti. Questo intanto è il panorama che mi trovo di fronte, laghi, ho le scarpe totalmente inzuppate, ma me ne frego, vado avanti, sperando che non piova, potrebbe piovere ancora, ma amen, mi laverò una seconda volta. Che poi questo percorso è anche bello, semplice, ben battuto. Vediamo dopo lì se è un po' più difficile per andare su, sulla forcella là. Eh no, qui con la pioggia non sarebbe stato divertente. Se non altro perché sarebbe tutto più scivoloso.
Guarda cosa ho sopra la mia testa. Speriamo non cadano giù pezzi, perché qua la vedo dura. E adesso mi aspetta una bella salitina su per di là. In realtà dovrebbe essere più facile di quel che sembra, ma vedremo, ti dirò quando arriverò sopra. Ci sono quasi, ma ovviamente comincia a piovere. Che posto, che tranquillità. Come previsto, la salita era più... l'impatto sembrava difficile, in realtà era molto molto semplice. Cioè, un po' di difficoltà c'è, ma insomma non è la fine del mondo, ne ho fatte di peggio. Però adesso qui appena si sbuca, wow, guarda che roba, eccolo qua, volevo portarti. Questo era l'obiettivo che avevo in mente. Che bello, con la pioggia si vede il lago, wow. Lì c'è rifugio e vado a farmi un caffè là in fondo. Colgo questa occasione per parlare di una regola basilare della fotografia. Quando andiamo a fotografare dei paesaggi, tipo qui un lago con la montagna, sì, tutto bello, ma non hai l'idea della grandezza. Però possiamo sfruttare, in questo caso lì in fondo c'è il rifugio. Il rifugio è un elemento noto nell'immaginario comune, quindi come dimensioni vedo quella casa. Quando fotografo l'ambiente con quella casa, con quell'elemento, noto anche una persona all'interno del fotogramma, prende un'altra dimensione, perché si riesce a capire le dimensioni degli spazi. Quindi adesso faccio una foto, non so se rende, ma intanto mi interessa sfruttare questa possibilità. La cosa simpatica è che se guardi la superficie del lago, vedi che c'è del vento che parte da destra, va verso sinistra, e anche la pioggia arriva praticamente di lato. Io da questa posizione praticamente ricevo solo qualche goccia, perché ho tutta la montagna, gli alberi qui che mi proteggono. Quindi cammino, vedo che c'è la pioggia, ma non la sto prendendo per ora. Appena sbucherò di fuori, sicuramente mi lavo. E qui la cosa c'è, un parcometro, c'è il punto informativo. Scena è veramente interessante, zona chiara, la montagna qui, qui il verde e il riflesso sul lago, una bella inquadratura così, è perfetta. Ed ovviamente ha cominciato a piovere, ma anche ha cominciato a far più freddo, parecchio freddo, quindi mi sono vestito. Intanto non è che adesso devo camminare tanto, un airone cenerino qui in alto, non sapevo che arrivassero fin qua, veramente. Non riesco a concepire chi mi viene a dire che queste condizioni meteo non sono buone per fare fotografia. Ma sono spettacolari, non sono buone. Guarda qui cosa mi trovo davanti. Guarda che cielo, guarda che lago, inquadratura verticale, considerato che ho il 16 mm APS-C. Qui c'è tutto, luce drammatica, colori. Dopo veramente basta che mi giro un attimo e trovo altri spunti da fotografare con questo cielo, con questa atmosfera. Non lo so, ne valsa la pena, sono felice. Anche questa prospettiva veramente interessante, con il laghetto in mezzo, l'albero qui sul primo piano vicino, bella inquadratura orizzontale, prendendo l'albero da una posizione più bassa, dovrebbe venire fuori veramente bello. Guarda il cielo, guarda il cielo. Sai che faccio ora?
comincio a farmi un giro qui sul lago, sui vari percorsi che ci sono, senza tenere in mano la macchina fotografica, per guardare. Dico sempre, e poi magari non lo faccio, quello che quando arrivo su un posto devo girare prima per capire un po' cosa abbiamo a disposizione, per poi individuare il punto più bello, la prospettiva più bella. Anche se a volte, come nel caso di prima, mi è subito capitata davanti a una prospettiva bellissima. Qui è molto carina come scena. Bella bella. L'albero non so come ha fatto a crescere là, ma guarda che muro, che parete. Oh, ecco qui dove il laghetto butta fuori l'acqua. Bello. Di là. Andiamo più vicini. Qua meglio non mettere i piedi. Non ci capisco quasi più nulla perché ci sono momenti dove muoio dal caldo. Infatti mi sono spogliato solo la magliettina a maniche corte. Tipo adesso la temperatura è andata giù di colpo. Fa un freddo boia. Però ormai faccio il giro, è tutto in piano. Arrivo al rifugio. Dopo tornerò verso il van. Mi manca il grand'angolo. Io che sto andando di Fuji X4 con 16 mm. Che corrisponde grosso modo a 24 mm. Che va bene, anche quello è un grand'angolo alla fine, ma non tanto spinto. Se devo essere sincero, sì, mi manca rispetto al 14 su full frame. Tuttavia, forse te ne parlerò più avanti su qualche altro video, su perché mi sto trovando bene, tutto sommato, anche con queste focali. Ma tempo al tempo. Intanto qui ho una bellissima prospettiva con questi massi in primo piano. E voilà, con la montagna dietro al lago. Potrebbe essere una prospettiva più interessante tra tutte quelle che ho visto finora. Altra prospettiva dal lato opposto. Qui si sbuca nuovamente al rifugio. Andiamo a vedere di qua. Cosa c'è? Interessante anche questa, guarda che bella. Caffettino bevuto al rifugio. Tra l'altro ho scoperto che siamo a 1927 metri di altezza e che qui ci sono tanti tanti reperti archeologici di insediamenti. Penso che sia come per il video precedente che avete visto, siamo sul mesolitico, se non sbaglio, tra gli 8.000 e i 10.000 anni avanti Cristo. Tanta roba, infatti il posto è strepitoso ed è tutto, tutto molto bello. E adesso me ne ritorno al van per il percorso dell'andata. Non faccio l'altro percorso perché alla fine dovrei fare un giro più lungo, non ho voglia e non c'è nulla di interessante. Tra l'altro, se vuoi anche tu smanettare un po' con i ferro di alcuni scatti che ho fatto in questo posto, li metto a disposizione per i patron. Trovi il link qui sotto nelle note dell'episodio e tutte le informazioni. Diventare un patron significa che sostieni quello che faccio, mi dai una mano e non è necessario farlo ogni mese, anche se mi farebbe tanto piacere. Tra l'altro, facendo un anno intero hai anche uno sconto, ma puoi farlo un mese e poi annulli il rinnovo e quindi accedi a questi contenuti, allo stesso tempo mi dai una mano. Ed ovviamente grazie con tutto il cuore per già quelli che sono i miei sostenitori e anche a te se deciderai di diventarlo. Ed ecco qui la prospettiva dal lato opposto, non sembrava così ripida. Eh no, forse è il caso di vestirmi. Indubbiamente una bella crocevia di sentieri qui. Che venticello, fresco, ma mi sono vestito, quindi sto bene. Proprio adesso me la godo al ritorno.
Vedete là in fondo l'impianto di risalita, viene usato d'inverno per chi va a sciare, d'estate per portare su la gente fin là, e quindi dovete fare solo sto tragitto per arrivare fino ai laghetti, quindi con una fatica minima riuscite ad arrivare volendo. Posteriori ammetto di aver fatto la scelta giusta questa mattina di rinunciare. Sarei arrivato ai laghetti, ci sarei arrivato sì, ma completamente fradicio, e sarei stato a disagio, avrei avuto freddo, non avrei probabilmente fatto il giro che ho fatto adesso con questo secondo tentativo, molto più rilassato, asciutto. Addirittura avevo dei momenti in cui mi toglievo tutto perché faceva caldo, poi mi mettevo la giacca perché faceva più fresco, ma non ero sudato, non ero bagnato. E insomma, l'ho vissuta decisamente meglio, e comunque hai visto anche tu l'atmosfera, che drammaticità del momento. Ho fatto bene a rinunciare. E bisogna sempre fare i conti, non pensando a quello che si perde, ma devi fare i conti delle tue valutazioni sulla base di quello che hai a disposizione in quel momento. E quindi in quel momento, se ti senti che non è il momento giusto, è il caso di rinunciare, è meglio rinunciare, senza preoccuparsi di quello che non avresti potuto fare. Tanto poi le occasioni o i secondi tentativi ci sono per queste cose.